impegno per domani mattina. Quello non l'accenderei io, no? Ma sì? 22 gradi. Magari più tardi. Cucinando il tagine adesso. Quello la scalda. E ho tagliato un po' di legna per domani mattina, così pezzettini piccoli per far prendere in fretta al fuoco. Sembra che la preparo proprio direttamente. Buongiorno, sono le 7 ed è il quinto giorno di surf consecutivo. Sono andato a vedere un po' oggi com'è, sa che oggi è l'ultimo giorno. Abbiamo cambiato posto, siamo in un posto dove entra molto più facilmente l'onda, che è un po' più esposto. Adesso vediamo, ho dovuto parcheggiare su perché questa stradina qua non scendeva a mano. Questa parte qua andava anche bene, ma su non ci entrava e quindi l'abbiamo lasciato in alto. Alessandro con l'LT, lui già ce la fa a scendere, più piccolino. Che ridere che fanno. Che ne hai visto di sabbia in Marocco? E questo a bagliare. Oh, mangiando il pelo adesso. Per quale motivo? Perché stanno rifacendo la Sardegna zona arancione. Sì, molto incazzata. Fai vedere la faccia incazzata. Dove stiamo andando? Tra 20 anni. Che Sud America deve essere spettacolare, cioè l'Argentina deve essere troppo bello. Poi America, Canada. Sì, California, Malibu, onde perfette. Deve bello trovarsi più o meno. Pettinate i capelli verso il basso senza fare troppa pressione. Perché? Perché qualsiasi spinta naturale dei capelli, quindi le famose o troppo corta o tagliata in maniera irregolare. Quindi prendete i capelli, li pettinate sì, mostrando le forbici. Vi consiglio di utilizzare delle forbici che comunque tagliano per fare questa cosa, come avete fatto prima, quindi non li tagliano sul laterale. Ben asciugata. No. Come avete detto una volta, di non creare una frangia troppo dritta e rigida, ma una frangia un po' più leggera. Ondina! Come va? Cosa state facendo? Com'è la situazione? Cosa sta succedendo? Stiamo degustando dell'ottima crema di pecorino. Vabbè, ma pecorino Rino Mazzo, di qualità DOP. Di qualità DOP? Dopo. Di origine? Dopo. Qualità dopo. Origine protetta. Abbiamo trovato un sacco di asparagi quel giorno. Allora, questi sono gli elementi indispensabili per la creazione delle nostre saponette. Almeno il tipo di ricetta che a me piace tantissimo perché crea un sacco di schiuma. Quindi olio di ricino, olio di cocco, olio d'oliva, la soda caustica che potete trovarla anche nel brico. E l'acqua distillata. Allora, sono di vitale importanza i guanti, gli occhialini, io per precauzione utilizzo anche una mascherina, un bilancino di precisione, un mixer che uso solo ed esclusivamente per creare i saponi e i prodotti cosmetici, una pentola, fondamentale anche questo che sia in acciaio inox, poi uno stampino in gomma, utilizzerò appunto per dare la forma alle mie saponette, comodissimo, poi vedrete più avanti
il perché di questa scelta. Una spatolina, un cucchiaio, anche questo cucchiaio in acciaio inox, e un mestolo per poter, poi andrete a vedere più avanti l'utilizzo che farò con questi elementi qui. Quindi nella prima fase ho posizionato dentro la mia pentola in acciaio inox l'olio d'oliva, quindi 750 g di olio d'oliva, 200 g di olio di cocco e 50 g di olio di ricino, semplicemente. Adesso, una volta pesati, li metto da questa parte. Adesso, una cosa importantissima, quando si maneggia la soda caustica sono fondamentali i guanti. Perché comunque quando si va a creare la reazione chimica della soda caustica con l'acqua ci sono un po' di vapori, quindi è sempre meglio tenere areggiato l'ambiente in cui si fa. Cosa stai misurando? 136 grammi di soda caustica. Andremo a mettere la soda caustica dentro l'acqua, mai viceversa. E mescolo, e la temperatura dell'acqua qua inizia a salire. Mescolate fino a quando l'acqua non diventa trasparente. Il materiale che utilizzo per le saponette viene utilizzato solo ed esclusivamente per le saponette, come i cucchiai, il mixer. Lo consiglio perché comunque si sta maneggiando la soda caustica. Ok, è arrivata alla trasparenza. Ok, vado a mettere la soda caustica dentro gli oli. E con la spatolina in legno inizia a girare. Quindi giro fino a quando l'olio di cocco non si è totalmente squagliato. Magari pezzi un po' più grossi li divido, così fa, squaglia con più facilità. Questo è l'outfit fondamentale per la creazione del sapone. Attenzione, le calzine devono essere sopra i pantaloni. L'olio di cocco è praticamente sciolto. Vado a mixare. Vado a mixare fino al raggiungimento del nastro. Come potete vedere, il sapone lascia la traccia su se stesso, quindi possiamo dire che è praticamente pronto. In questa fase della saponificazione ogni persona può decidere che tipo anche di colore si vuole dare al proprio sapone. A me piace lasciarlo del suo colore naturale, però volendo ci sono quei coloranti alimentari che è possibile aggiungerli per fare le saponette di diversi colori. Questo sapone ho deciso di profumarlo alla lavanda, quindi andrò ad applicare gocce di olio essenziale alla lavanda. Dopo che l'hai messa la lavanda ti mescoli di nuovo? Sì, mi do una mescolatina con lui. Sembra crema pasticcera. Non ne voglia per il profumo di lavanda. Crema pasticcera alla lavanda. Invece no, saranno le nostre saponette naturali. Si vede che hai fatto i saponi? Si vede. Ho fatto le saponette all'olio essenziale di lavanda, quindi utilizzeremo come decorazione la lavanda.
volta decorato il sapone, lo copro con il cellophane con un panno. Sono passate 48 ore da quando abbiamo fatto le nostre saponette, quindi adesso possiamo andare a tagliarle. Allora, il consiglio è di prendere gli stampini in silicone perché è facilmente removibile il blocco di sapone dallo stampino. Quindi la consistenza del sapone è rigida, ma non eccessivamente, rimane comunque un po' ancora morbidino. Adesso andiamo a dare la forma alle nostre saponette. Utilizzo sempre i guanti perché comunque, essendo passate solo 48 ore, il sapone è ancora caustico. Da circa un paio d'anni a questa parte si sta sensibilizzando sempre più l'utilizzo della plastica. Farsi le saponette per noi è un piccolo passo verso il cambiamento. Autoprodursi il sapone riduce drasticamente l'acquisto abituale di plastica, oltre al fatto che non si utilizzano cosmetici di origine sintetica sulla pelle.